Eccoci insieme cari telespettatori, appuntamento, appuntamento con Confeder Contribuenti, il numero verde lo vedete in sovrimpressione, 881 46 03. E il tema, come sempre, attenzione ai conti che avete in banca, ovvero quando chiedete un finanziamento, quando avete un debito sostanzialmente con una banca, controllate, verificate, fatevi verificare perché eh, è verissimo, come molti di voi ci hanno scritto, è difficile tenere sotto controllo il proprio conto corrente bancario, soprattutto quando si sa, si è in una situazione di difficoltà, che ogni mese bisogna versare quella cifra, c'è cioè un prestito, un mutuo, una situazione di esposizione già pesa, già ci sono altre situazioni difficili da verificare non molti lo fanno, poi le cifre li evitano e molte volte sempre più di frequente, questo avviene perché i controlli adesso si stanno un po' più facendo, emergono delle, degli orrori degli orrori veri e propri e ne parliamo con i nostri ospiti per eh, sensibilizzarvi ma soprattutto per informarvi, per darvi degli strumenti in più per riuscire a eh, sollevare certe situazioni, Io dico sollevare perché veramente quando si parla di decine di migliaia di euro a volte centinaia di migliaia di euro la situazione si rabalta completamente è la banca che deve pagare il, eh, diciamo il correntista anziché viceversa eh, cambiano le cose allora Alfredo Bellucco presidente con Feder Contribuenti Regione del Veneto ben arrivato qui con noi Buongiorno. ben arrivata ben ritornata Raffaella Zanellato responsabile imprese sempre con Feder Contribuenti e ben arrivato anche Muzio Gianfranco che è coordinatore e imprese sempre con Feder contribuenti che però eh, è testimone purtroppo in carne e ossa di, è entrato diciamo nell'associazione perché ha vissuto un'esperienza di, di la quale ci renderà anche partecipi io tra l'altro voglio anche incominciare con questo eh, una banca che eh, vabbè, il nome magari dopo la fa, la fa direttamente lei eh, se vuole farlo eccetera eh, sottrae cifre da paura ai correntisti e occulta i ricalcoli e voi tra l'altro ne avete anche le prove eh, cioè la banca sapeva benissimo di aver trattenuto illecitamente del denaro ma eh, questo documento che dava le testimonianze non aveva mai raggiunto il cliente, mm. e allora cosa è successo Presidente? Eh beh, eh, parleremo con più dovizia di particolari domani mattina alle 8 e mezza con... Eh... La mattina la Tv7 alle 7 perché avremo un testimonial che sarà un po' la persona che ha vissuto questa vicenda triste. Però, qui per altri telespettatori che ci ascoltano possiamo un po' sì, una, un un'ottantenne che ha 55 anni di attività con la sua azienda orofa, che ha chiesto a Unicredit di ricalcolare, di rivedere, di dargli indietro i soldi non eh, legittimi, ancora nel 2005. Unicredito per tutta risposta, gli ha detto: Guarda, che è tutto a posto. Dopodiché, nel 2012, cioè sette anni dopo, dopo che è iniziata una causa estenuante civile eh, a Verona, eh, viene in possesso di questo documento chiedendo i documenti al suo avvocato. Ora, nel frattempo erano passati due avvocati suoi, l'avvocato della banca che aveva occultato il documento. E, in pratica, per farla breve, sono stati denunciati penalmente tre avvocati, ma stiamo parlando di tre avvocati che hanno in totale tre studi che fanno circa 60 avvocati a Verona, per essere chiari. Perché naturalmente la banca ha occultato che doveva dare indietro 112 milioni di lire. Un documento della banca... Dove scritto... 112 milioni di lire? No, 112 milioni di lire. Stiamo, risal... parlando, stiamo parlando del 2005, i conti erano stati fatti in lire. Quindi circa 60.000 euro. Ma il problema è che nel frattempo questa azienda è fallita, anzi, non è fallita, è sospesa, ma l'hanno sfrattato dal capannone, hanno buttato al mazzo i macchinari, hanno mandato a colare argento che era lavorato per guadagnare qualche soldo, eccetera. Un disastro vero e proprio. I dipendenti, naturalmente, che sono andati a. A, a essere disoccupati ma il problema è questo qui, ci troviamo di fronte a centinaia migliaia adesso ne, ne parla un po tutto il mondo conosciuto da striscia notizia alle Iene a tanti altri perché i casi sono talmente tanti e talmente variegati che eh, non se ne può più, non se ne può più. Eh, andiamo a vedere casi dove eh, aziende come diceva lei prima eh, che viene richiesto non so Uh, abbiamo un caso per esempio 59 mila euro di richiesta e noi secondo i nostri conteggi che adesso sono al vaglio del Tribunale di Padova deve essere la banca che gli deve dare 242 mila anni ma sono tutti così tutti così le banche hanno praticato il cosiddetto anatocismo cioè il ricalcolo degli interessi sugli interessi non solo delle spese, delle commissioni degli oneri eccetera eccetera dopodiché ne parleremo più tardi naturalmente c'è una sentenza dirompente della Corte d'Appello di Venezia Proprio recentissima, che dice che per commettere il reato di usura non serve che ci sia la corrisponsione, basta solo la promessa contrattuale. Cioè la richiesta praticamente? Sì, la, no, no, non la richiesta, proprio la promessa contrattuale. Ora, noi lo sapevamo già perché le leggi sono molto chiare, il problema è che non è la prima volta che viene applicato in sentenza, è una cosa veramente dirompente, poi ne parleremo. Ecco, E allora adesso appunto poi ne parleremo, passiamo direttamente a lei che eh, ci un po' ci introduce la, la vicenda. Beh, lei la, vicende perché poi non è la sua... Sì, sola, la mia sua. vicenda è abbastanza complicata perché anche io avevo un'azienda a 37 anni di attività, avevo eh, 35 dipendenti, lavoravo per le banche, sottolineo per le banche. Quindi e... un'azienda insomma ben articolata. Esatto, avevamo un tradizione... brevetti, proprietari di brevetti, eravamo anche classificati come qualità qualitativamente molto elevata. Anch'io mi sono trovato con 800 mila euro di, di, di anatocismo usura, eh, nei conti eh, poi ma lei com'è che ne... se accorto? cosa è successo? Eh, quando ho cominciato a avere problemi eccetera abbiamo, ho, ho fatto anch'io una verifica dei conti Ho preso in mano tutte le carte eh, esatto insomma. mi sono accorto e eh, poi calcolando poi che avevo un'altra azienda più vecchia che purtroppo non avevo più la documentazione altrimenti lì mi sa che i numeri erano molto molto più alti allora in qual modo eh, io poi la mia attività è stata chiusa eh, ho dovuto cedere le armi come si dice in gergo anche perché poi mi sono trovato in difficoltà con, con il pagamento del de, di tasse e quant'altro, in quanto le banche hanno un, un sistema per potersi scaricare i costi caricandoli alle aziende. In che maniera? Loro ti, a fine anno facevano fatturare a chiunque, tutte le aziende lo fanno, il, se lo fanno fare, eh, anticipatamente i lavori. Quindi eh, ancora da finire o solo anche preventivati? Io ho ampia documentazione di ciò e anche documentazioni eh, di, eh, firmate di ex dipendenti. E in questa maniera loro scaricavano i costi, caricandoci invece alle aziende. Cosa succedeva? Che io a fine anno mi trovavo praticamente con una montagna di IVA da versare, e non avendo incassato nulla, e poi la stessa cosa sulla parte tasse e quindi ci si trovava in una situazione di sbilanciamento finanziario enorme. Poi cosa succedeva oltretutto? Che all'inizio dell'anno, praticamente fra gennaio, febbraio, marzo, il fatturato era crollava perché ti avevano fatto fatturare prima, poi loro pagavano quando? Quando facevi i lavori, ma non subito, alla scadenza normale dei pagamenti classici 60-90. Poi anche è successo che molte volte eh, nelle fusioni non pagavano, ritardavano pagamenti eh, molto elevati che fra l'altro sono anche in causa con una banca o con questo e Quindi tu pagavi gli interessi sui soldi tuoi che loro ti davano, quindi tutta un assieme di cose pazzesche alla fine si pensa: ma mi scusate, ma come fa un'azienda ad assorbirsi costi del genere, cioè avere eh, poi l'anatocismo, l'usura, eh, tutto quello che ci va dietro e riuscire a stare nel mercato? È impossibile, è impossibile. E quindi automaticamente uno poi non ce la fa più, e quindi poi c'è molto, molto altro da raccontare. ma la cosa è troppo lunga. No, ecco, sì. per dire. No, ma se ci sono delle, degli, degli input eh, che lei può dare, forte di un'esperienza, sono importanti perché poi giustamente le persone che ci stanno a seguire ascoltano e uh, tante volte ritrovano io, se stesse in certe situazioni io, 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 che uno non si immagina. Ecco, perché io, noi hanno ringraziato per l'altro della vostra presenza una volta perché hanno detto: Io non avrei mai pensato di andare a verificare quello che un ente di cui mi fido, perché ho dato i miei soldi e sto chiedendo dei soldi possa aver fatto, per cui sì, perché... addirittura si va a insinuare un dubbio che è vero, sì, caspita, sì. fidi i tuoi soldi o fai richiesta di soldi più Fiducia perché, di così non ce ne perché, potrebbe essere perché, sennò uno che cosa fa? E, eppure, eh, sì, sì, non dubbio. Allora le persone cominciano a stare attente per quello no, dico. Io, tiri pure fuori delle Ecco, io, delle... io dico prima di tutto che se qualcuno lavora per gli istituti di credito non accettare più questa formula perché uh, prima o poi la si paga. E quindi, Qual è la formula? La formula quindi, è quella di, di, di dover, di, di dover eh, per forza fatturare in anticipo i lavori, anche non fatti e quindi niente perché fatturazione. Perché in quella lì loro, che poi è semplicissimo comprovarlo eh, a parte la documentazione. Basta andare a fine anno nella contabilità degli istituti e vedrà che fra novembre e dicembre c'è uno sbalzo di fatturato che loro incassano, che di, 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 di fatturazione emessa di acquisti, che è enorme, se lo si vede subito, e questo gli serve per abbassare i costi quindi non pagare meno tasse, certo. che poi invece vanno in cerca dello scontrino al bar se pagano eh, il caffè, eccetera. Poi invece vediamo cosa hanno fatto le banche. Le banche hanno rovinato questo paese, non c'è niente da fare, eh, in un perché in una maniera o nell'altra, con dubbio. tutta una situazione. Che sta, che sta venendo fuori è veramente una cosa allucinante. Purtroppo, questo è eh, il problema grosso: è anche per quale, per esempio, sull'artocismo c'è un punto importante che non c'è sanzione, cioè la banca ha, al massimo cosa fanno? Gli danno indietro i soldi alle persone, però in, chi invece non se ne accorge o tace, quelli sono incamerati, e anche se poi viene scoperto come, come si sta vedendo, non c'è sanzione. Non c'è che eh, un giudice un qualcuno gli, gli possa eh, dire boh, adesso ti do, non so, una, una multa o Quindi era una... la parte restitui, la restituzione del maltorio. Non, non rischiano nulla. Non ecco, rischiano nulla. qui, però, entriamo più nel merito, tra l'altro esatto. eh, giuridico della situazione, anche se so che vabbè, ci vorrebbe magari la presenza <ride> di un magistrato o di mm. altro. Di fatto un danno è stato causato, per, per sì. cui voi lottate per ottenere quel, il mal tolto, chiamiamolo certo. così, ed è una cosa sacrosanta. Poi abbiamo visto sì. anche altre trasmissioni eh, nazionali che stanno battendo il chiodo in questo, su questo aspetto. Però, eh, un imprenditore che per esempio fallisce a causa di quella cifra, un imprenditore ancora peggio che va in uno stato di depressione che Dio non voglia si tolga anche la vita, per esempio, o che comunque mette in discussione: c'era un, un caso di una che ha venduto la casa, è rimasto senza casa, esatto. quindi con tutto quello che comporta, c'è un danno? Effettivo ah no. è un danno che è materiale, è riscontrabile, quindi non è che non ci, ci sia solo l'aspetto in senso stretto ah, sì. eh, eh. relativo all'aspetto pecuniario. Relativo a questo aspetto, allora, il danno sicuramente è molto spesso riconducibile cioè voi in modo? a questi comportamenti. Il nostro problema dal punto di vista giudiziario è quello che bisogna sempre dimostrare il nesso di causalità, eh sì. cioè, vuol dire la conseguenzialità deve logica. una dimostrazione un palese che effettivamente questa cosa qui ha portato alle conseguenze. Però molto spesso la banca in primis, si difende sulla questione risarcimento dicendo no, ma tu non puoi accusare noi perché comunque tu avevi degli insoluti, hai sbagliato a fare i tuoi preventivi, cioè eh, è talmente... Delle eh, però sì, sì, però effettivamente... Ci sono dei casi dove effettivamente è stato ampiamente documentato questo famoso nesso di, causa, di causalità e lì di fronte a questa cosa qui il giudice magari ha riconosciuto. Che però è sempre poco rispetto a quello che effettivamente ha subito l'imprenditore. Perché per quanto si possano dare dei numeri, ma il disagio psicologico, la frustrazione, la rottura di rapporti familiari, eh, tutta una serie di conseguenze che poi uno si trascina nel tempo, non hanno prezzo. Cioè un imprenditore che ha subito questa sorta di eh, vicende con l'istituto di credito non dorme la notte, cioè perde la salute e quindi non ha prezzo questa cosa qua. E il il riconoscimento quelle poche volte che è stato accordato è sempre una briciola rispetto a quello che effettivamente ehm, ecco, la sono assunto. ecco prendo spunto un po' del messaggio che è arrivato. Ci cioè, prendete esempio dalla Germania all'estero, ecco perché uno dice: ma all'estero Presidente, anche a voi, queste cose si verificano. assolutamente le banche no. ci sono dappertutto, no. anzi, no. hanno un costo eh, del denaro molto più basso. In Francia Poi, danno no. i mutui a 3-4 punti percentuali eh, meno. meno rispetto a quelli che sono i nostri tassi. Mm. abbiamo i conti Correnti più costosi in assoluto in tutta Europa perché il costo fisso anche di un conto corrente standard, quindi senza affidamenti, sì, ma sì, solo sì. le spese di tenuta conto sono le, le, tra le più alte in Europa. Abbiamo una totale mancanza di fiducia da parte degli istituti di credito nei confronti degli imprenditori italiani, mentre all'estero c'è molta più fiducia, le aziende appoggiano molto di più i business plan, le iniziative qui. Segano tutti, cioè nel senso, no, tu, questo settore no, per noi non funziona. Questo settore no, ma per noi non, c'è cioè, un'assoluta mancanza di fiducia nell'imprenditorialità italiana che invece ha dimostrato negli anni di sapersi far valere all'estero per la qualità dei prodotti, per le tecnologie utilizzate. Tanto è vero che sì, i cinesi vanno a copiare le cose, vengono qui perché qui trovano, trovano eh, inventiva, trovano prodotti nuovi, cioè trovano tutta una serie di cose. Quindi, le banche stanno completamente sbagliando l'approccio con le aziende anche perché obiettivamente ultimamente stanno solo ed esclusivamente revocando fidi mettendo in difficoltà le aziende costringendole a chiudere con il rischio che poi si trovano il loro credito tra l'altro presunto inesigibile Insomma. allora che senso ha non mettere nelle Infatti. condizioni le aziende di dire ok cosa ti serve valuto per carità in mezzo a tante aziende c'è chi Obiettivamente ha idee strampalate, ma la maggior parte sono imprenditori che hanno anche un'idea che può rendere. Quindi, che senso ha non incentivare eh, l'investimento per dire: Ok, io lo metto in condizione di lavorare bene, lui mi paga. Cioè, nel momento in cui tu gli vai a chiedere un rientro, ah, certo. allora io lo dico sempre: molti vanno nel panico e, e magari pensano al suicidio, eh, fanno chissà che cosa, vanno a prestito, magari dagli strozzini di strada, che non è che cambi molto perché. Voglio dire, dall'usura legalizzata delle banche a quella di strada non è che siamo molto lontani con le, con le percentuali. Eh, ma io dico sempre agli imprenditori: non date però oro colato quello che vi dice la banca, perché purtroppo negli anni siamo cresciuti nell'idea che la banca è un'istituzione, che dalla banca non possiamo aspettarci errori, che dalla banca non possiamo aspettarci fregature. Invece è l'esatto contrario: dalla banca dobbiamo aspettarci fregature, firme false, eh, conteggi errati. Usura e, 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 e tante altre cose che le potrei raccontare e allora la ragione quella percentuale altissima rispetto agli altri paesi eh, non so se è il mondo è Europa di italiani che i soldi li tengono non penso sotto il materasso ma in qualche parte ma non certo in banca a questo punto perché eh, c'è una percentuale che è più alta eh, in assoluto Beh, chiaro, che quindi chiaro. allora eh, do ancora no aspetti prima di dare la parola perché vorrei che appunto andiamo subito in pubblicità così dopo abbiamo più tempo a disposizione pubblicità okay. pochi minuti poi eh, naturalmente ritorniamo insieme. Avete dei dubbi, delle perplessità? Fate delle verifiche, fatevele fare. 881-4603 con Feder contribuenti. Gratuite. Grazie. <coughs> allora Presidente, a lei la parola, che le ho tolta. Allora. Andiamo a spiegare. Qualcuno mi deve spiegare come fa un'azienda come l'altra frutta di Gazignano Terme che ha vinto una causa contro la banca di credito cooperativo dei Colli Ugani di Lozzo Testino, dove è stato dimostrato in sentenza, con perizia del tribunale, che sono stati applicati tassi usurari con un massimo effettivo globale del 58,98%. Ora, questa azienda. Eh, commerciava in frutta e verdura, importava eh, frutta, verdura, eccetera, e naturalmente doveva mettere un ricarico, non so, del 20, 30, 40, anche il 50%, ma se pagava il 58,98% di interessi. Me lo spiegate voi come faceva a crescere. Ora, a, nostro, a, nostro, a distanza di tre anni e mezzo, la magistratura penale deve ancora individuare chi è l'ipotetico responsabile da mettere sotto processo perché in sentenza civile c'è scritto chiaramente che la banca ha praticato l'usura scritto chiaro basta quindi darsi... ha restituito i soldi. Deve restituire allora, i soldi allora il credito presunto richiesto dalla banca era di 108 mila euro il tribunale di Padova sezione distaccata di est ha detto che il debito era di 34 mila euro Attenzione. quindi il debito c'è ancora un debito però, avendo la, la banca mandato un decreto ingiuntivo, in pratica ha messo le condizioni l'azienda la, la, di non operare più perché ha perso credibilità, eh, merito creditizio, tutta una serie di cose che un'azienda deve avere per competere sul mercato. Nel momento in cui viene fatto un decreto ingiuntivo, è la morte civile dell'impresa. Comunque, indipendentemente da quello, que, quello che noi diciamo è che a distanza di tre anni e mezzo, da quando è stata emessa la sentenza, la Procura di Padova non ha ancora dato un parere definitivo sulla messa in stato d'accusa o l'archiviazione ipotetica o eventuale di questa eh, denuncia che poi è passata automaticamente dal civile. Al penale. C'è un pubblico ministero che deve dare un giudizio tecnico e lo deve dare perché non può fare aspettare così tanto un'azienda e una fam tre famiglie che stanno aspettando con la bocca aperta perché venga presa un, un, una decisione. Ora, a nostro ulteriore aiuto è arrivata una sentenza della Corte. D'Appello di Venezia. Lei ha il giornale in, mano di... giornale in mano che però francamente si legge ben poco. Se la banca chiede tassi usurari va rimborsato solo il capitale. Allora l'articolo è giusto, però non è, non è esattissimo perché eh, l'articolo avrebbe dovuto essere così: se la banca eh, contratta tassi usurari non serve che ci sia la richiesta oppure l'adazione, basta solo che ci sia la promessa contrattuale ecco, però dice, adesso bisogna vedere appunto la veridicità o se l'ho saltato un articolo, un articolo no, cioè la veridicità. sentenza ma è visibile ma viene restituita solo il capitale, basta. basta? allora, nel momento in cui vengo, viene convenuto, io qui la legge 28, aprile, 28 febbraio 2001 numero 24 questa ve la potete andare a leggere sul sito della Banca d'Italia eh, cliccate usura Quindi Banca d'Italia vi esce tutto allora, l'articolo 1 non è altro che l'interpretazione autentica della legge 108 anti-usura. Va bene? Interpretazione autentica. Quindi vuol dire come deve essere? Vuol dire che il, il legislatore, cioè il Parlamento italiano, ha detto così deve essere. E dice che ai fini dell'applicazione del 644 del codice penale usura. Si intendono usurari, si intendono usurari gli interessi. Che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Ora, più chiaro di così non c'è nulla: allora, noi abbiamo verificato che ci sono, secondo noi, milioni, dicasi milioni di contratti che sono soggetti a questa censura prevista dalla legge, perché noi anche ieri ho verificato un mutuo di una grande banca che, prevede, che, che complessivamente tra interessi di mora, che sono compresi anche gli interessi di mora, tra interessi di mora, interessi eh, pattuiti, Euribor, eccetera. Si arrivava intorno al 13,80%, Ora il, il, limite, il limite per quel periodo di stipula era il 5,75%, Il 5,75% per il mutuo a tasso di interesse variabile, va bene? E che ce ne sono milioni. Ho verificato anche i ehm, eh, contratti delle, delle, di una piccola banca di credito, piccola con 20 filiali, una banca di credito cooperativo della provincia di Padova, addirittura si sono fatti promettere e adesso stiamo verificando se se li sono anche fatti dare ehm, commissioni di massimo scoperto al 7,50% trimestrale allora se, non serve essere un professore di matematica per capire che il 7,50% trimestrale equivale al 30% annuo solo di commissione Ora il limite massimo oggi consentito per non incorrere nel reato di usura, reato illecito civile e reato penale è intorno al 18%. Quindi solo di commissione chiedono il 30%. Voi immaginate quanti contratti possono essere annullati e devono restituire i soldi dati. Perché quello che, non, che alcuni non hanno capito è che anche se non c'è stata la richiesta o l'addazione dei soldi, devono restituire, per esempio, un contratto iniziato nel 2000, un mutuo iniziato nel 2000 e finito di pagare regolarmente nel 2010, senza nessun intoppo, senza nessun pagamento di rate arretrate o di mora, interessi di mora, eccetera, che però al proprio interno sono previsti interessi usurari anche di mora. Anche di mora chi l'ha sottoscritto ha diritto di ricevere indietro tutto quanto pagato di interessi, spese, oneri, commissioni, eh, indennità e tutto quello che è previsto nel contratto e che ha pagato, anche come ho detto e lo ripeto, se non ha pagato interessi usurari e non sono stati richiesti. È una cosa fondamentale. Ci sono milioni di contratti che possono essere invalidati ecco c'era un messaggio che diceva qualsiasi operazione dall'imprenditore al pensionato oppure chiudo da lei indifferente venga fatta comporta sempre più un rischio perché ci possono essere dei ricalcoli delle aggiunte delle spese da fare sì. è vero questo? Tra. Sì, beh, se pensiamo solo che eh, il singolo euro o i due euro che a ogni correntista più di tanto non pesano magari sotto la voce recupero spese, documento di sintesi queste cose qui Pi più di tanto il correntista non si preoccupa, ma moltiplicato per milioni di clienti sono milioni di euro. Io, ad esempio, la mia azienda anni fa, Banca Antonovieta, mi ha applicato 80 euro di spese reclamate per assegno, ma assolutamente inventate. Io, a distanza di 10 anni, non so ancora di a costa. cosa si riferissero. Lei calcoli 80 euro per azienda che tipo di volume ah, di incasso, perché poi uno per 80 euro poi perde la pazienza, chiedi, 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 non ti danno mai risposte, uno non è che vuole prendersi un avvocato, spende 200 Ma euro di avvocato per chiedere quanto, cosa sono, no? quindi è, ha ragione, cioè più movimenti si fanno in conto, più si riescono a mascherare magari delle spese che effettivamente non sono reclamate, tanto è vero, è andato addirittura un servizio l'altra settimana a la Striscia la notizia, una banca di credito cooperativo ha applicato per le telefonate che faceva per chiedere ah, sì, il rientro rientro 20 euro di telefonata. Cioè, no, di più di più, anche, anche sono comunque cifre assolutamente assurde, quindi ha ragione da parte di punto di, di, vista, di cartura, Brava, di cartura. Sì, beh, è uscita su, sulla striscia, striscia notizia insomma, certo, non ho fatto sì, il sì. Quindi non è niente di nuovo, però quello che mi preoccupa è che eh, oltre a questo, e molti imprenditori mi stanno raccontando queste cose qua, è che le modalità con le quali stanno chiedendo i rientri di fidi sono assolutamente. E poi eh, esatto, Perché mi raccontano di telefonate minatorie, cioè direttamente. Ecco, di queste telefonate, esatto. Queste... Eh, il panico, c'è cioè gente che viene da me in lacrime che mi dice. Ma non che può essere, cioè una telefonata del genere è lecito che venga fatta. No. no, è che trovano sempre per il discorso di prima che Aspetto la banca con questi soldi li avanza, loro si prendono la libertà di. Spaventare le persone perché sanno che in questa maniera la maggior parte ha talmente paura della banca che fa di tutto: si svena, si vende la casa, fa qualunque cosa per portargli i soldi perché Invece? gli prospettano. Eh, mi è capitato di recente: tua sorella ha firmato per te in banca, se tu non ci rientri del fido, eh, noi dobbiamo mettere all'asta la casa di tua sorella. Nella loro testa loro dicono: Cavoli, fra, fra dieci giorni non ho più la casa. In realtà sono tutti dei passaggi legali da fare. Chiaramente lei era fideiussore, quindi lei ha il diritto di, ve, di verificare i conteggi, ha il diritto di opporsi, ha il diritto di fare un sacco di cose. Ma loro gliela mettono così che chiaramente la persona che non sa eh, va nel panico più completo: dice Dio, adesso mi portano via la casa. No, piano, intanto bisogna vedere se i soldi li avanzano, lo dico sempre io. Quindi abbiamo anche questo problema che si dà troppo per scontato quello che la banca dice e molte situazioni, molte aziende che sono state chiuse sono state chiuse in virtù di questi mezzucci che hanno utilizzato per spaventarli. Torniamo un po' a lei e alle altre vicende, alle altre situazioni sì. che, sta, che cerca di, di risolvere, insomma, Uno mi viene in mente, anche un'ultima cosa, che per esempio, eh, sempre una banca di livello nazionale, nazionale eh, ha contratti eh, firmati, che io, noi avevamo i contratti già attivi, eccetera, venivamo eh, chiamati a Milano, con molte altre aziende, e ci praticamente... Fra virgolette obbligano a fare un ulteriore sconto perché c'è un momento di difficoltà per cui le aziende devono dare una mano, eccetera, e questo ben due volte in un anno. Quindi anche lì eh, a contratti firmati ti chiamano per, eh, per eh, farti fare un ulteriore sconto, eccetera. Quindi diventa tutto e tutto quanto una situazione eh, ingarbugliata, il modo di fare, eccetera, eccetera. Poi anche chiedevo anche un'altra cosa. Eh, ma questi eh, dirigenti che prendono poi quelle lì, mega liquidazioni eh. si capisce per, da dove arrivano poi queste cose? Perché praticamente è come un premio. Cioè, sì. Allora a questo punto tutti i soldi che hanno, si sono portati a casa dovrebbero restituirli perché fanno parte di tutti quei soldi è... che si sono incamerati senza averne diritto le banche e eh, quindi anche questo è un punto che qualcuno dovrebbe andare eh, vedere leggevo il messaggio, diceva faccio il contratto e poi vado eh, cioè all esatto, allora a questo punto no, che è cosa contrario? Fare? è il contrario, prima ci si fa dare il contratto non si firma. allora non aver paura di farsi dare il contratto e certo, portarselo a casa è un diritto ma esatto. no, addirittura a me è capitato un direttore di banca che si è scandalizzato perché ero in presenza di una signora che doveva dare un finanziamento gli ha sottoposto il contratto di finanziamento gli ha detto firma qua, firma là, firma lì la Signora stava prendendo chiaramente la penna, no? fidandosi di questo direttore, e firmava di, di qua. No, tu fermi un attimo. La signora non ha mica letto quello che c'è scritto. Questo si è scandalizzato perché lei voleva leggere. Io ho detto al direttore: No, lei ha da poco da scandalizzarsi perché quando la signora ha firmato, nessun giudice darà ragione alla signora dicendo che lei ha firmato. Se non senza è quindi noi ci portiamo via il contratto. Lo si fa vedere una persona qui, con calma e ce lo firmiamo, se no ce lo portiamo via. E domani, dopo che l'abbiamo letto, l'abbiamo fatto vedere a chi ci piace farlo vedere, forse glielo portiamo firmato. Chiarissimo. Ecco, ecco più che, cioè, o l'avvocato che sia esperto in materia, perché attenzione, esatto. un minimo di esperienza bisogna averla. Ah, per perché almeno non... eh, una... un po' di tempo. Esatto. per leggerlo oppure con calma. Appunto Esatto, oppure un'associazione che esiste con la dei Contribuenti altre sì. associazioni che possono in qualche modo valutare con competenza e con calma. C'è una telefonata, pronto? 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 Sì, buongiorno, da dove chiama? Buongiorno, sono Rodolfo e abito a Pramaggiore in provincia di Venezia. Sì, buongiorno. Vicino a Portogruaro. Prego, buongiorno. Dica tutto. Buongiorno. Innanzitutto voglio fare i complimenti alla trasmissione e alla conduttrice Elena perché date sempre informazioni utili e necessarie a chi vi ascolta da casa. Grazie. Eh, infatti, proprio grazie a questa trasmissione, che esattamente il 26 febbraio scorso ho avuto la grande fortuna di conoscere il signor Alfredo e la signora Raffaella, che vedo oggi ospiti in studio e che saluto con immenso piacere. Buona giornata. Ecco, io mi sento veramente in dovere di ringraziarli pubblicamente con tutto il mio grande cuore. Cos'è successo? Perché è solo grazie a loro che ho saputo e scoperto che dalle malefatte delle banche ci si può difendere. È solo grazie al loro grande cuore e alla loro... Soprattutto grande sensibilità umana, eh, soprattutto grazie alla loro competenza e professionalità, sei sottoscritto in meno di tre mesi è potuto uscire dal tunnel più nero del, dello sconforto e de, della disperazione, e rivedere la luce del sole e ritrovare un po' di gioia e di, di serenità. Quindi, quindi grazie di esistere veramente a queste due carissime persone e Gaz un attimo solo ehm, lei quindi si è reso conto che i conti non tornavano facendoli verificare le chiedo perché certo, magari può aiutare certo. delle persone che sono nella sua stessa situazione sì sì detto, detto questo io prima ho parlato di sconforto e disperazione perché è, è ingiusto è ingiusto e disumano che io debba vivere con il terrore che una banca, la mia banca, tra parentesi con la quale sono sempre stato storicamente inattivo fino al 2007, cerchi poi per meno di 10.000 euro, Mamma mia. Okay, dei quali, fra l'altro, grazie all'intervento dei signori in studio, ho scoperto che un terzo non erano dovuti. Che questa mia banca cerchi di portare via la mia casa, di Maddha cui sono sì. il legittimo proprietario, e che equivale ai sacrifici e alle fatiche della mia intera vita, capisce? Assolutamente. Comunque adesso è riuscito a risolvere la situazione? Sì, eh, adesso siamo in media mediazione e con la banca. E, e tutto stiamo dialogando, tutto sta rientrando. Certo. Stiamo, stiamo, stiamo cercando di, di risolvere ma quello che mi fa arrabbiare eh, è che sono quattro anni che ogni giorno dico alla banca banca ti prego non farmi del male guarda che non sono alle Maldive a fare la bella vita cioè io voglio pagarti ma sono disoccupato finora mi è stato impossibile farlo perché il lavoro non ce n'è certo. dico banca guarda che ogni giorno io chiedo lavoro ma ancora lavoro non me ne danno sono senza reddito senza entrate e non ho soldi neanche per curarmi un'influenza e comprarmi un paio di scarpe. Ecco allora io dico ora anche che le banche la smettano di torturare la povera gente disoccupata e senza alcun reddito. Cioè la gente onesta che si trova in uno stato di, 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 di assoluta indigenza economica come il sottoscritto. Chiarissimo. Graguardi, grazie, eh, grazie sì, della volevo... sua testimonianza. Sì, volevo solo chiudere velocemente facendo un appello, mandando un messaggio ai nostri cari politici che stanno a Roma. Vorrei dire a loro, cari politici, invece di perdere tempo nei vostri soliti inutili bla bla bla, invece di parlare solo di IMU, interessarci solo di giovani disoccupati, che, che pensino anche all'esercito degli over 45 come me, che sono a casa disoccupati, senza reddito. Eh, dimenticati dal mondo che stanno brancolando nel buio no, e eh, sì. eh, che cerchino di tutelare i cittadini economicamente più deboli cioè fatela subito con come vedete Pezzi che era nel programma okay. del PDL del centrodestra, che renda una volta per tutte non ignorabile la prima casa per nessun motivo. Assolutamente. Perché? È perché la prima casa, la prima casa e è chiudo, è chiudo, è un bene essenziale per la vita, la salute e la tranquillità delle persone. Ah, Ripeto, è un bene essenziale esattamente come l'acqua, il cibo e il vestiario. Certo. E, qui, e qui mi fermo e do una buona giornata a tutti e grazie infinite per aver accolto la mia telefonata. Grazie a lei di aver chiamato, grazie al nostro telespettatore. Ecco, speriamo che possa dare un lume di speranza, e incoraggiare e se non altro dare una possibilità a chi è in difficoltà, a chi ha bisogno effettivamente mm. di rivedere i propri conti, che si possa far aiutare. Poi eh, l'aspetto umano, secondo me, è altrettanto importante perché sì, infatti... affidarsi a persone che ci mettono Lì anche aveva... di cuore perché ci credono, ti dà un, un po' di sollievo. Torniamo. Andiamo poi su questo tema dopo dopo la parola Presidente, siamo no, in pubblicità. Dopo la pubblicità, tra pochissimo. non almeno... Allora, ripeto la parola a lei, può commentare anche la nostra telefonata, eh, il caso che ha affrontato Sì, infatti il signore giustamente diceva che la banca per poche migliaia d'euro, ed è vero, stava, stava, aveva iniziato già un'esecuzione immobiliare e c'era un'udienza ad aprile dove avrebbero il fissato le aste, mm. e lui tra l'altro non, non sapeva nulla, era completamente all'oscuro, perché lui oltre a avere avuto l'ingiunzione di pagamento, per carità, però lui aveva telefonato dicendo non posso pagare, non posso pagare, sperava che dall'altra parte la banca ci mettesse quel minimo di umanità per fermarsi. In realtà la banca Allora, ha però l'umanità togliamola via, Quindi siamo okay. corsi in, in tribunale a Venezia e insieme con lui siamo andati davanti al giudice, abbiamo spiegato un attimo la situazione e sono riuscita a avere un piccolo rinvio. In questo arco di tempo stiamo cercando e lui ci sta mettendo anche molto impegno per trovare un posto di lavoro per poter così stabilire una cifra da dare alla banca ed evitare che la casa gli vada all'asta però ha ragione sul fatto che sotto certe cifre è impensabile mettere all'asta la casa perché comunque stiamo parlando di debiti piccoli quindi sarebbe il caso che i politici facessero questa modifica è che purtroppo eh, i politici quando si tratta di fare modifiche a loro favore sui loro stipendi ci mettono una notte, quando si tratta di fare delle leggi a favore dei cittadini che stanno letteralmente morendo di fame perché è questo che sta succedendo ci mettono una vita eh, la gente ormai Esasperata e effettivamente non ne può più. E eh però non reagisce eh, di fatto. Non no, come diceva non, reagisce, una piccola, non, non resta a subire a subire fino in fondo più, si, più si del lamenta, fondo si lamenta ma che, alla fine fine si che poi ci mettono la faccia o comunque che portano avanti le battaglie come cerchiamo di fare noi eh, ce ne sono poche. E quindi lo Stato e le istituzioni si permettono comunque. Eh, di procedere con le, loro, più. Con le loro intenzioni Rispondendo a un altro messaggio, chiedo un po' lei anche il Presidente, proprio in chiusura: eh, lo Stato vorrebbe far pagare tutto con, con la carta di credito? Abbiamo visto la sinistra che aveva fatto delle proposte che, con le quali io proprio non, non accetterei minimamente perché fanno perdere proprio il senso anche del denaro, al di là di tutto. Perché vedo un le persone anziane e dicono con 50 euro devo fare questo periodo di tempo poi col bancomat tende a prelevare più di quello, non te ne rendi conto, ma ancora peggio sei sempre in mano delle banche con le ma commissioni questo... che non sono state, non è che si dice prima rivediamo il fatto che la commissione sia zero, che il conto bancario non abbia spese e poi vediamo di pagare col bancomat, che mi sta bene, no. Tu paghi col bancomat e poi giustamente due euro di qua, uno dall'altra parte e paghi la, cioè non fai altro che alimentare la sì, banca. Sì. Sì. Anche è questo è un altro problema. Ma è, è questo il punto che, di quello che stanno facendo, cioè è che nessuno fa nulla, cioè di creare eh, praticamente tutto, tutto a gestione bancaria. E quindi tutto deve passare tramite loro e diventa una, eh, un controllo di tutto e quindi i eh, margini di, di, di guadagno per gli istituti di credito aumentano sempre di più e quindi qua fa vedere che c'è un accordo proprio politico della politica che gli, da, che gli danno. Danno. la motivazione che danno, c'è la loro giustificazione del esatto. fatto dell'utilizzo delle per carte per l'evasione, cosa esatto. che invece non An è. il vero è. obiettivo non è l'evasione, esatto. è quello di eh, incrementare esatto. i guadagni delle banche. delle banche perché ormai si sa. Meno male, quindi ci attenzione anche a questo discorso, perché ovviamente c'è sempre qualcosa di perverso. Mi... Una battuta di chiusura, siamo proprio in chiusura? Analizzate i vostri conti e noi lo facciamo gratuitamente. Fate, ecco, voi lo fate allora, Confedero Contribuenti gratuitamente analizza i vostri conti, quindi se avete fatto un finanziamento, un mutuo, sono sostanzialmente e quelle di, le situazioni di, di a di rischio. De, prima contratti. di firmare i contratti o rivedere i contratti stessi, tenetevi, portateli a Confedero Contribuenti, 800 81 46 03, eh, risponde la telefono da che ora a che ora? Dalle, dalle 8.30 alle 18.30 18 in orario continuato. Alle 18.30, se è occupato, riprovate sì. perché effettivamente le linee spesso eh, sono sovraccariche. Noi vi ringraziamo, ringraziamo i nostri Grazie ospiti di essere stati con noi. Grazie, Grazie a voi naturalmente e speriamo che questo possa esservi utile. Arrivederci, buona giornata. Questa sera alle 21 vi aspetto per il talk show di Politica.